quel topo, cosa succederà? Che penserò sempre al gatto che insegue il topo. Se invece sono concentrato sul momento presente, mi appare l'immagine del gatto che insegue il topo. Io non la voglio mandare via, ma la direziono all'interno di un palloncino e guardo sto gatto che insegue il topo allontanarsi e sparire all'orizzonte, per dire, no? Quindi, perché noi non possiamo opporci, non esiste il non pensiero, esiste un pensiero diverso, no? Quindi, questo è un punto fondamentale. Noi non possiamo non pensare, ma possiamo. Oppure un'altra cosa che si può fare, in alcune tradizioni dicono io perdono. Quando arriva il pensiero, dici io perdono e ti lascio andare. Io perdono e ti lascio andare. Poi ci sono diverse modalità, ci sono diverse modalità, e anche Albana ce la puoi fare. Basta iniziare 2 minuti al giorno, 1 minuto al giorno, semplicemente respirare in modo consapevole, no? Portando l'attenzione solo sul respiro. Significa che il respiro deve diventare la tua unica realtà, no? Tu stai lì, ti metti lì e la tua attenzione è concentrata proprio sull'aria che entra e che esce dai tuoi polmoni. E pensi, inspiro, espiro, e proprio senti l'aria che entra e che esce. Puoi concentrarti sulle varie parti, prima riempie la pancia, poi riempie la parte media, intercostale, poi riempie la parte scapolare e quindi piano piano sei piena d'aria, poi inizia a svuotare, svuoti dalla pancia, svuoti le costole, chiudendo, svuoti la parte, diciamo, si può fare una respirazione quadrata, ad esempio, inspirare, trattenere, espirare, trattenere, inspirare, trattenere, espirare, trattenere. Ci sono tanti tipi di respirazione, no? E queste vengono insegnate anche nello yoga, ma non è che bisogna fare un corso di yoga, di pranayama, per imparare a respirare, no? Bisogna semplicemente volerlo fare. Ma tutte queste cose messe assieme, semplicemente cose di natura fisica, vanno, come dire, a rilasciare endorfine, quindi vanno a ricaricare questa cosa, vanno a ricaricarlo di Eros. In più, se vuoi, praticamente, gli puoi anche mettere questo diario dove dici Mario è frocio, Mario è impotente, Mario è qua, Mario è là e vai a caricare anche un po' di Thanatos. L'importante è che piano piano, sì, è un modo per, no, più che fregare la mente, è un modo per avere il controllo sulla mente, perché spesso la nostra mente ha il controllo su di noi. Cioè, purtroppo, spesso i nostri pensieri hanno il controllo su di noi. Noi, quando parlo di noi, parlo della nostra coscienza. E invece noi dobbiamo piano piano essere noi inteso come nostra coscienza, ad avere il controllo sui pensieri. E quindi noi possiamo, esatto, collegarci all'universo, collegarci a qualunque cosa. E vedete che Mario o Francesca o chi per essa, Roberta o un nome qualunque, sparirà dalla vostra mente, sparirà perché è un po' come i vasi comunicanti, no? Se tu fai entrare qualcos'altro esce. No, se io nel vaso comunicante metto un liquido, faccio uscire l'altro liquido e potremmo dire che il male è l'assenza del bene. Questa è un'altra cosa interessante, no? Il male, la sofferenza, il dolore è l'assenza del piacere. Quindi se io inizio a mettere piacere nella mia vita, inizio a mettere, diciamo, inizio piano piano a togliere potere al simbolo. Perché un simbolo che cos'è? Salutiamo Said. Quindi questo è un qualcosa che noi possiamo fare. Queste pratiche non soltanto ti aiuteranno a gestire il dolore emotivo, ma sono anche degli strumenti per misurare, Saidi, ah ok, Saidi, non Said, Saidi, 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 quindi comunque sì, ma c'è differenza tra Saidi e Said, Saidi, Saidi, vabbè, comunque queste pratiche, diciamo, non solo ti aiuteranno a gestire l'attuale dolore emotivo,
ma serviranno anche